Buona buongiorno, mattina. Buongiorno a tutti, salve, grazie. Ecco, di mattina io al caffè preferisco l'applauso, ecco. Grazie, questo è il mio caffè. È un piacere straordinario ritrovarti qui per un'artista davvero unica, ne parleremo più tardi, scoperta da Federico Fellini, che ne fece un provino per 8 e mezzo, ma poi di film ne ha fatti no, più di 50. No, 8 e mezzo, Dolce Vita. Ah, Dolce Vita? Sì, così Dolce letto Vita, sul 8 e mezzo, sito. Sì, no, vabbè, ok. Ma comunque, torniamo a quel giorno straordinario, noi abbiamo, come dire, preparato questa clip che ci mette davvero in ascolto delle parole con cui Papa Francesco si è rivolto proprio a voi. Ascoltiamole insieme. La gente che fa lo spettacolo nel circo crea bellezza. Sono creatori di bellezza. E questo fa bene all'anima. Quanto bisogno noi abbiamo di bellezza. È vero, la vita nostra è molto pratica, fare le cose, portare avanti il lavoro, questo si deve fare, il fare, il linguaggio delle mani, il fare. Anche la vita nostra è il pensare, la ragione. C'è il linguaggio della mente, pensare, il linguaggio del cuore, amare, il linguaggio delle mani, fare. E tutti questi tre linguaggi si uniscono per fare l'armonia della persona. E lì è la bellezza. E questa gente che oggi ha fatto questo spettacolo qui, sono creatori di armonia, creatori di bellezza, che insegnano quella strada superiore della bellezza. A realizzare questo spettacolo nell'aula Paolo VI in Vaticano era proprio il circo di Liana Orfeo. Era il festival, il Golden Circus Festival. Che emozione! Sì, no, io ti posso assicurare che è stata una cosa così grande, così immensa, la gioia che mi ha dato sentire queste parole uscire dalla sua bocca. Abbraccio. Sì, abbraccio poi. E quando sono entrata si è rivolto proprio a me dicendo: Liana Orfei è arrivata. E ha detto queste parole rivolto al mio mondo, al mondo del circo. Tu sai che io ho ricevuto telefonate, messaggi dal mondo intero del circo, logicamente. Dove mi hanno detto, mi ringraziavano, dico: ma guardate che io non ho fatto niente, ho fatto semplicemente uno spettacolo bello, perché il Golden Circus Festival ha delle attrazioni uniche al mondo, è una grande, è una delle tre grandi festival del mondo, c'è Monte Carlo, Parigi, poi capitale Roma, che è il Golden Circus. Ma quello che lui ha detto mi ha dato una, come posso spiegarti? Mi è entrata una cosa qui che sembrava che io non camminassi nemmeno più. Liana, è tutto cominciato con queste immagini, sì, che riviviamo, ecco, insieme, perché siamo all'interno del Vaticano, sì, mercoledì per l'appunto 7 gennaio, prima udienza del 2015, il Papa sta per fare il suo ingresso nell'aula Paolo VI a piedi, sì, e qui le immagini, come dire, riprendono, guardate questo inchino. L'inchino del cavallo a Sua Santità. Che è questo che io ho detto, facciamogli un omaggio fuori dalla, dice, dall'altare, diciamo dall'altare, dalla grande, ecco, e qui quando lui mi ha detto, ah, ma ci rincontriamo, perché l'anno precedente, si ricordava, l'anno prima, certo, è questo che mi ha riempito veramente di stupore, dico come può ricordarsi di... E invece poi dopo lui, creando, forse ha ricordato l'anno precedente, le grandi, tutta questa gioia che noi davamo al pubblico, perché la gente rimaneva così a bocca aperta, e ha trovato queste splendide parole che mi hanno... Credo di aver passato la più bella giornata della mia vita. Che bello. Guarda, non posso spiegarti, mi sono detto, mi sembrava di non camminare più per terra, ma di camminare nell'aria. Siete creatori di bellezza. Sì. E le immagini, eccoti che ti vediamo, sì, proprio all'interno dell'aula Paolo VI in Vaticano, dimostrano proprio questo momento, sì, di distensione, però il Papa ha voluto andare ancora più a fondo, proprio nel cuore del vostro lavoro, del vostro, sì, impegno, e nell'effetto e nell'emozione che suscitate in chi vi guarda.
Esatto, ed è quello che io ho sempre sostenuto quando qui in Italia, solo in Italia, te lo dico e questo mi rattrista, qui in Italia noi circensi, io non parlo, perché vedete il circo è bello tutto, le grandi performance come la mia, come quella dei Togni, come quella dei Medrano Casartelli, sono logicamente a certi livelli, e poi ci sono anche i piccoli circhi che anche loro hanno il loro fascino, il loro motivo, il loro perché, frase molto gettonata, il loro perché, benissimo, il circo, ed è una cosa bellissima, è una cosa che io ho cercato di fare capire, che Federico Fellini non aveva bisogno di essere spiegato in questo, chiaro, perché ce l'aveva proprio dentro di lui, anzi mi è stata detta una frase che ho già citato l'altra volta, proprio qui, di uno psicologo che ha detto, ci siamo incontrati in Rai, e mi ha detto: se non ci fosse stato il circo non ci sarebbe stato nemmeno Federico Fellini. Ecco, trovo questo esagerato, però per dirti quanto è importante. Mentre in Italia invece il circo è trattato veramente male, a qualsiasi livello è trattato male, addirittura a livelli da leviamoceli dai piedi, e questo è successo dall'evento degli animalisti in poi, che anche lì c'è molto da discutere, perché io rispetto gli animalisti puri, ma non rispetto certo gli altri che lo fanno per altri motivi. Perché invece il circo, questa tenda, diventa casa ovunque viene piantata? Perché è così, casa, è casa. La tenda del circo è stato il primo ONU esistente al mondo, non esisteva ancora l'ONU, perché sotto la tenda del circo si trovano tutte le razze, tutte le religioni, tutte d'accordo e rispetto assoluto uno con l'altro. Questa è una cosa che non mi stancherò mai di dire. E che cosa stiamo vedendo adesso in queste immagini che ripercorrono proprio quella giornata? Ah, questi sono tre clown che sono arrivati dalla Spagna per il Golden Circus di quest'anno, che sono in realtà dei tre attori cinematografici, teatrali e televisivi. Davvero? Tipo i nostri Aldo, Giovanni e Giacomo, così. Però, che hanno creato questa, invece questi arrivano dall'Afghanistan. Dall'Afghanistan? Sì. No, aspetta, davvero non è l'Afghanistan, aspetta, Kazakistan, io mi confondo con tutti, vedete, oggi sono venuta vestita così, perché tra l'altro mi sono vestita, questo ci tengo a dirlo anche agli spettatori che non mi prendano per un po' pazzarella, era talmente triste la giornata, questa pioggia, uggiosa, si parla male, tutto uggioso, si parla che è tanto brutto in tutta Italia, tutte le brutte notizie, dico adesso mi infilo dentro uno dei miei viaggi, che con il Golden Circle in 32 anni ho girato il mondo da tutte le parti, e dico, mi infilo dentro uno dei miei viaggi e vado con un po' di allegria nel cuore. E così è, perché insomma avete veramente visitato il mondo, ne parlavamo anche prima di andare in diretta. Sì. Lei aveva detto, guarda, non mi chiedere da dove, perché l'ho proprio girato tutto, addirittura in luoghi inaccessibili. Giustamente tu mi hai chiesto, ma da dove viene questo abito? Dico, non me lo chiedere, perché non mi ricordo dove l'ho comprato, quando l'ho comprato, se me lo hanno regalato, perché lì esiste questa bellissima abitudine, ci fanno dei regali stupendi quando tu vai a prendere, per esempio io ho, penso di essere l'unica in Italia a avere 4 regali fatti da Kim Il-sung, non so se hai capito alla Corea, bene, come no? Corea, quando il grande capo, prima di morire, io andai nell'80 assieme a mio marito Paolo Prestipino. Era andato proprio lì, vero? Sì, e andai in Corea del Nord per portare, perché una sera a cena a casa nostra Enrico Berlinguer, meraviglioso personaggio, Enrico Berlinguer disse, ma perché non andate in Corea del Nord? Nessuno la conosceva perché era chiusa. Perché non andate in Corea del Nord a scoprire degli artisti unici al mondo? Chi ci può andare in Corea del Nord dove non esiste, non c'era nessuno scambio? E poi, per cui Paolo ed io abbiamo aperto gli scambi con la Corea del Nord, siamo stati lì, siamo stati ospiti loro, e ho avuto 2 quadri e 4 ceramiche bellissime, brocche alte, così mandatemi, me l'ha portato il primo ministro, che era quello che faceva tutta la che poi abbiamo importato per la RAI, proprio tutta la troupe di 74 persone della Corea del Nord con un aereo speciale dall'80 siamo stati su, sono arrivati nell'82 sbarcati proprio, sì, Corea del Nord, dove purtroppo insomma resta davvero un regime spietato oggi. Noi però vogliamo andare adesso,
italiana insieme a Piazza San Pietro. E lo facciamo perché tra pochissimo entreremo nell'Aula Paolo VI in Vaticano per seguire l'udienza generale, ma da questa mattina la piazza è presidiata dal nostro Giacomo Avanzi proprio per raccogliere un po' l'emozione e l'attesa dell'incontro col Papa. Giacomo, ancora buona mattina. L'udienza è quella vissuta da Liana Orfei di fronte al Pontefice, dove nell'Aula Nervi è bello dire anche questo, come dire, si è davvero aperti al mondo e a religioni differenti, perché il circo è anche questo, e su quel palco si sono esibiti artisti di religioni molto differenti. Musulmani. Musulmani che erano. Tu hai visto l'entusiasmo di questi ragazzi adesso? Ecco, Papa Francesco riesce a suscitare questo in chiunque. Tu pensa, questi ragazzi che si sono visti prima, che facevano l'equilibrio, lei sulla testa di lui. Sì, come ecco, no. Questi sono due musulmani. Tra l'altro bravissimi. Kazaki, stupendi. Ed erano emozionati, come ti posso spiegare, con un rispetto. Sì. È quello che ti stavo spiegando prima, che esiste all'interno del circo. Il rispetto assoluto per le altre religioni e per le altre idee anche politiche, perché convivono tranquillamente. Loro sono prima personaggi del circo, sono abitanti del mondo circense. Abitanti del mondo circense. E poi hanno le loro diciamo, religioni. Liana, ci fermiamo per qualche secondo, ti offriamo un caffè se ne voglia, è giusto il tempo di una piccola pausa e poi torniamo sempre qui in diretta per portarvi all'udienza con Papa Francesco. Ci vediamo tra pochissimo. Con zucchero o senza? Senza. All right. Pronti per tornare a piccoli grandi passi in Piazza San Pietro all'interno dell'Aula Paolo VI per l'udienza di oggi. Ma siamo con Liana Orfei. C'è una parentesi che vogliamo dedicare questa mattina agli anni 60, ma in quegli anni cosa facevi? Grande schermo? Tanto cinema, tanto ho fatto cinema. 53 film nell'arco, ho fatto tanto cinema, tanta televisione facevo, in quell'epoca lì facevo tanta televisione, e aspetta, teatro no, il teatro quello vero con Edoardo De Filippo, con Luca Ronconi, questo teatro importante ho iniziato più tardi. Te l'ho chiesto perché proprio da questa sera su TV 2000 in prima serata comincia una serie, una di quelle serie che vogliamo davvero consigliare di vedere e gustarvi, perché è un viaggio nel tempo negli anni 60 di una famiglia, la vedete, dove l'interprete più noto è proprio il grande Massimo Ghini, ambientata in quegli anni, ma significa anche vivere, rivivere come dire quel decennio in cui è nata la televisione. Non a caso il piccolo di famiglia proprio nel 54 è nato. Guardate questa clip con noi. Bravo, bravo, mi hai fatto venire voglia di vederlo. Sei favoloso, bravo. Questo è Carlo. Fai ciao con le mani. C'è chi nasce con la voglia di fragola e chi di cioccolato. Io c'avevo quella della televisione. Io mi auguro che questo non succeda a lei se lei decide. Mike, buongiorno, mi insegnò la mia prima parola. Darti ci dia questo annuncio. Lei lascia o raddoppia? Passa. Nel gesto di Modugno c'è tanta giovinezza e tanto entusiasmo. Vola! E Domenico Modugno mi insegnò a volare. Cantare. Nel Carlo! Carlo! Dipinto di blu. Oddio, Carlo! Felice. Oddio, papà. Di stare Carlo. Lassù. Ma che ti sei fatto? Stavo guardando la televisione. Ma che stai a guardare la televisione? Ma stai bene? Mamma mia, che spavento, che mi hai fatto prendere. Comunque solo marche tedesche, perché questa roba qui bisogna lasciarli perdere quelli. E fu grazie a quel volo che i miei genitori compresero l'importanza di possedere un televisore. Buongiorno, sentitici. E allora appuntamento ogni mercoledì a partire da questa sera, in prima serata su TV 2000 con due episodi, quindi un appuntamento da non perdere. Mi raccomando, Liana. Per rivivere quel viaggio. Controlleremo. Mentre torniamo a questi giorni, a quel giorno, Liana, il vostro è, come dire, un lavoro molto faticoso, perché significa viaggiare, significa esercitarsi, ma anche rischiare tanto. Tanto, tantissimo. Io nel mio piccolo... che io sono stata, diciamo, è un po' legato alla malattia che io ho avuto da piccolina, che mi ha tenuto a letto per 3 anni. Anche allora esisteva la malasanità, No, veramente era più che malasanità, era l'ignoranza del medico condotto, che io avevo una,
una polmonite e mi curava per il tifo, perciò mi metteva, mi immergeva nell'acqua gelata, lenzuola di acqua gelata addosso e praticamente mi ha rovinato. Tra l'altro è una malattia che ti ha veramente debilitato totalmente. Debilitato l'esistenza. Non camminavo, quando mi sono alzata dal letto non camminavo più, non riuscivo a tenere gli oggetti in mano, però io vedevo i miei fratelli e i miei cugini, chi a cavallo, chi faceva i salti mortali, chi si faceva il trapezio, e io ero lì con la copertina sulle gambe così a guardare. E sai, per un bambino è una, tu non ti puoi immaginare, una bomba atomica dentro di rabbia, di invidia, di voglia di essere come gli altri. Per cui io capisco tantissimo i bambini ed è per questo, malati, per questo che io, sempre quando faccio i miei spettacoli, una parte di tutte le cose le offro, gli spettacoli gratis, proprio per questo motivo, proprio perché riesco a capirli. Sai, quella sofferenza. Questa sofferenza e questa rabbia mi ha fatto guarire in realtà. Perché io di nascosto mio padre, che non voleva nemmeno che mi muovessi, era terrorizzato, io dovevo morire praticamente, ero viva per miracolo. Per cui era proibito per insegnarmi persino a ricamminare. Io invece avevo corrotto il nostro vecchio maestro che si chiamava Giovanni. Giovanni. Era totesco, si chiamava Giovanni. Dice, Aliana, tu mi fa ammazzare di tuo padre? Mi fa ammazzare di tuo padre? Perché io volevo fare come gli altri, di nascosto. Piano, 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 piano. E grazie a quello sono guarita e dopo un po' io ero sul trapezio. Dopo un po' io facevo, non proprio salti mortali, ma ero bravina, bravina, me lo dico da solo, bravina. Diciamo che nella standard del circo era una schiappa, ma già una vera schiappa. Stare in piedi era però un bel miracolo. Nel mio sì. Era già un miracolo. E ho cominciato a fare tante piccole grandi cose, per me grandi, ma piccole cose come trapezio, come corde, come ballo acrobatico, come danza russa di quelle belle e pesanti, poi il lancio dei coltelli, poi nella gabbia dei leoni, poi a cavallo con il mio fratello, insomma, e ho cominciato a fare tutto. Nella mia economia ero brava, nell'economia dello spettacolo dicevo che è graziosa, chiuso. Senti, che cosa, quali valori ti hanno insegnato i tuoi genitori e la tua famiglia? Penso dei valori molto importanti che ancora oggi mi sostengono in maniera incredibile. Credere in se stessi e credere in se stessi dando tutto quello che hai, non mentire, perché anche se ti conviene non mentire, perché comunque lo pagherai. L'onestà. Lo pagherai. E avere fiducia e vedere sempre il mezzo bicchiere pieno. Anche nei momenti più neri, nei momenti più duri, nei momenti incredibili, vedere il mezzo bicchiere pieno, perché questo è credere in Dio. Cioè avere questa fiducia è credere in Dio. I miei erano, mia madre in particolare, era molto religiosa. Non praticante, perché noi non è che avevamo questa grande possibilità, noi avevamo degli orari sballati, questo e quell'altro. Però la nostra messa alla domenica sempre, la nostra comunione, tutto fatto, tutto. Ci teneva molto? Tantissimo, tantissimo. Io devo a mia mamma questo mio profondo senso della religione che ho, del rispetto totale della religione e delle altre religioni, non solo della mia. Cioè rispettando tanto io la mia, posso rispettare quelle degli altri. Viaggiando tanto sotto una tenda e non solo, che cos'è invece che rimane fisso nella tua vita, che resta sempre con te? Il senso dell'unione. Tu ti senti unita a tutti i componenti della tua tenda, del tuo spettacolo, del tuo circo, perché ci sono gli artisti che vanno e vengono, ma ci sono le maestranze che sono lì da 30-40 anni, che nascono e vivono e muoiono con noi. Noi per esempio a Bologna abbiamo un elettricista che è nella nostra tomba di famiglia, il nostro presentatore Luciano Frascinelli, che è stato, non era il presentatore, era un po' l'anima diciamo di tutto, che sono nella nostra tomba di famiglia. Perché ecco, cosa ti dà questo senso di unione? Questo senso di appartenere a qualcosa unico che è tuo, capito? E questo succede in ogni circo. In ogni circo. E questa è un po' la foto di famiglia di quel giorno. Ah sì, questa qui è la foto. Pensa che noi non c'entriamo, Quando io sono stata portata su per risalutarlo, che l'avevo appena salutato, lui ha detto,
Li voglio tutti qui. Ah, scusi, l'ha detto? E tutti. E allora c'è stato un attimo di perplessità e lui ha detto no, tutti qua, tutti qua, tutti qua. E tutti quanti sono andati e lui ha dato la mano a tutti. C'è stato un momento di un imbarazzo incredibile, ti giuro. Io credevo di morire. E io dicevo, non si può fare questo, non si può baciare il Papa. Avevamo tutti gli operai, gli altri tutti, gli artisti con un rispetto assoluto, bacia a mano o addirittura così. Gli operai si sono buttati nelle braccia. E io dicevo, non si può baciare il Papa. Lui ha detto, no signore, il Papa si può baciare. E nessuno poteva obiettare. È stata una cosa stupenda. Allora, torniamo, Giacomo Avanzi. Avete una bella responsabilità, perché sentirsi dire dal Pontefice che siete portatori di allegria, di speranza, ma creatori di bellezza. Che responsabilità è da ora in poi? Da ora in poi mi ha fatto capire che io e mio marito sacrificando tutto per quel festival, perché 32 anni, il prossimo sarà il 33esimo, però, senza aiuto di nessuno, solamente di Liliana Orfei e Paolo Prestipino, portare avanti una performance del genere internazionale conosciuta in tutto il mondo e sacrificando tutto per quello, mi ha fatto capire che avevamo ragione. Se siamo portatori di bellezza, portatori di gioia, dovremmo fare ancora di più. Perciò tutto quello che abbiamo dato dovremmo raddoppiarlo. Senti, ma che cos'ha di unico il circo? Oltre ogni pregiudizio, oltre ogni idea che magari qualcuno si è fatto non avendolo mai visto, come dire, dal vivo. È una forza della natura il circo, perché nel circo c'è tutto quello che c'è in tutti gli altri spettacoli riuniti. C'è la bellezza, c'è l'estetica, c'è la cosa che affascina il pubblico è il pericolo. E nello stesso tempo c'è l'abilità, il sacrificio, c'è la bellezza del corpo, il gesto, cioè l'uomo che riesce a sfidare. Cioè l'uomo vola, no, l'uomo non vola, però nel circo l'uomo vola. E poi il coraggio, l'esercizio. No, ma poi è il sacrificio, la gente sente il sacrificio di questi anni, anni e anni di fatica, di sudore, di ossa rotte. Perché io nel mio piccolo mi sono rotto una gamba e un braccio, di tutto questo che uno fa, perché, per fare che cosa? Per creare uno spettacolo che dia un po' di gioia e che ti dia lo stupore e che ti dica e che poi non dimentichi, capito? Magari una pièce la dimentichi, la canzone viene sostituita da un'altra, però accidenti, quello là che ha fatto tre salti mortali oppure oddio il domatore che ha messo la testa in bocca no. Questo non lo dimentichi più. E poi è lo spettacolo per le famiglie, dove si diverte il bambino piccolo, parlavamo della tua piccola, si divertirà quando lo vedrà. Tu ti divertirai ancora più di tua figlia, tuo papà, tua mamma, tuo nonno. Se andate tutti insieme, quattro generazioni, a vedere uno spettacolo circense, sono quattro generazioni che si divertono. Non è solamente il bambino, o solo il papà, o solo il ragazzo, o solo il nonno. Capito? Liliana, questo per quanto riguarda il pubblico, ma tu invece di quell'udienza, della prima udienza dell'anno, di questa con Papa Francesco, che cos'è che non dimenticherai mai? Vedi, te l'ho spiegato prima, è stato tutto come in un sogno. Quando sono uscita da aver finito, concepito questo spettacolo, che tra l'altro non si poteva fare perché la sala nervi sopra nel palco papale è lucida che il ghiaccio fa finta che sia, diciamo, una cosa che trattiene, non che ti fa scivolare. E lì gli artisti che hanno detto, no, signore, io non posso fare, no, signore, io non riesco, no, signore, io non posso. E io gli ho detto, guardate che lì c'è il Santo Padre, voi fate tutto quello che dovete fare, non vi succede niente. È stato duro con i vietnamiti, farglielo capire, perché parlavano tre parole d'inglese e io non parlavo vietnamita. Non era proprio. Ed avevano la parte più difficile, quella con una grande ruota di ferro che doveva, con determinati movimenti, fare determinati esercizi con loro dentro, per cui di un pericolo che non ti dico. Allora questi si erano sinceramente rifiutati, al che gli ho detto no, prendendoli proprio per le spalle, no,
voi andate, fate e vedrete che non vi succede niente. Oh, io dovevo far forza anche su me stessa, non solamente solo. E così è stato. E quello che come posso spiegarti? Quando è finito tutto, che è andato bene, che ho visto anche non solo nel viso del Papa, che ho visto questa sorpresa, questa gioia, sì, che avevo già visto un po' meno, ma anche l'anno precedente, che in piazza San Pietro portammo l'altro, sì, Golden, certo, l'altro Golden. Beh, quando è finito il tutto io ero talmente felice che saltavo di gioia, capisci che alla mia età non si salta no, di gioia, ma insomma. E lì c'era il Monsignore, che non ho il piacere di ricordare il nome, purtroppo, che prima era un pochettino severino, perché ci doveva tenere tutti un pochettino, c'è sempre il protocollo, calmi, tranquilli, no? Quando ho visto questa mia felicità, insomma, mi è venuto incontro, ci siamo abbracciati e baciati. Liana, grazie era davvero contagioso. Grazie a Liana Orfei, grazie che mi hai dato l'opportunità di esprimere la mia Golden gioia Circo Festival, grazie davvero, grazie. E un abbraccio, mentre vedete